Porco Dio! Thank you.
Allora, eccoci di nuovo qua, eh? Dopo quella bellissima sorpresa che ci hanno fatto quei pezzi di merda. Io non ci ho peli sulla lingua e me ne sbatto il cazzo delle persone che rovinano RP alle altre persone. Noi ci siamo allontanati dalla città proprio perché questi elementi li avevamo visti in precedenza, non questi due perché non so neanche chi siano, ma gente simile che rompeva già i coglioni alla festa in piazza, no? Quindi dove c'erano tutti quanti, quindi ci stavamo divertendo, cercavamo un attimino di fare qualcosa di bello, di RP, anche per divertirci, perché noi siamo qui per divertirci innanzitutto. Se poi si incontrano queste persone di merda che assolutamente vengono dai piccolissimi server o seguono degli streamer del cazzo, dei streamer del cazzo che non ho mai fatto, infatti, porco Dio, porco Dio! Perfetto, grazie. Quindi gentilmente queste persone devono essere allontanate. Assolutamente devono essere allontanate. Chi le ha portate qui nel server? Quindi per cortesia, staff di Made in Italy o Miami's, quant'altro, per cortesia allontanatele assolutamente. Io duro poco. Vabbè, chi se ne frega, vabbè, giustamente. Morto un papa se ne fa un altro. Sì, ho capito. Ma in queste situazioni non ti fanno fare neanche RP. Assolutamente niente, niente, assolutamente niente, non ti fanno fare altro. Cioè, quello che potevo fare questa sera, veramente, comprarmi una pistola, che cazzo ne so, prendere un masso e sfondargli la testa. Assolutamente ho evitato di fare casini, di andare in assistenza oppure di sbraitare. Al momento non sto sbraitando, al momento non ho detto il mio pensiero personale o la mia opinione personale, ma in questo istante sì. Mi sono rotto il cazzo a vedere gente che gioca così, gente che non ha mai fatto RP, che è stato bravissimo, tramone, che è stato fatto entrare così a gratis. Non esiste, non esiste, perché perdereste me e tante altre persone, di sicuro al mille per mille. Gente che vuole, cioè crede nel server, sempre creduto nel server, perché ricordiamo che sono qui da più di sette mesi, non mi ricordo, quindi vuol dire che nel server credo e so che lo staff sta facendo un buon lavoro, quindi assolutamente. Quindi per cortesia evitate di far entrare queste persone, evitate di non lo so, ma non so con queste due persone, queste tre persone qua, ma chi le ha portate? Ma come cazzo ci si fa a far entrare Panetti? Mo ve lo dico io, ve lo dico chiaramente, nomi, cognomi, ve li faccio tranquillamente, anche perché io non sono nessuno, streamer assolutamente no, quello che sa fare RP assolutamente no. Però io in questo momento sono a casa mia, nella mia live, e vaffanculo lo dico. Quindi vaffanculo, poi prendo
mi prendo le conseguenze, non me ne frega un cazzo. Quindi per cortesia, la prossima volta non fate entrare questi personaggi, queste persone, perché portano solo gente di merda, ragazzini, gente che non ha mai fatto RP. Oppure sì, hai fatto RP, sì, io l'ho fatto su Elite. Ma andate a fare in culo. Dove l'hai fatto? Me l'ho fatto su Project, ovvero il server di Omiatol e quant'altro. Ma per cortesia, ma lasciateli stare, lasciateli fuori. Sì, ok, voi volete tutte le slot, tutte piene. Sì, ma come oggi, per esempio, che c'era una coda immensa. Sì, ho capito, ma non c'è qualità, non c'è niente, perché lo posso fare per un giorno, massimo due, ma stai sicuro che al terzo io sono fuori? Io come gli altri, ne sono sicuro al 100%. E quattro il primo. Charles il secondo. Se volete vado avanti. Sono persone che contro cazzi, che portano avanti un buon RP, un RP di qualità. Quindi, tornando a noi, scusatemi il mio discorso, mi sono un attimo infervorito, scusate la mia dislessia, purtroppo non mi fa parlare correttamente in italiano, chiedo scusa ancora una volta. Però per cortesia, ciò che ho detto rimane qua, d'ora in poi vaffanculo, agisco io di conseguenza, meglio 50 persone che sanno rullare, ecco, sì, certo, l'ho sempre detto io, cazzo se ne frega delle 3000 slot. Ma noi qua a Miami avevamo anche 1000 slot, siamo stati il primo server italiano ad avere 1000 slot, altro che pixel. Poi dopo è stata levata giustamente perché era un numero così per far vedere. Ma si può fare RP anche in due? Sì, sì. Ma voi avete visto, adesso stiamo facendo RP proprio perché non riuscivamo a farlo in giro con 120 persone, 100 persone, non riuscivamo a farlo. E adesso da soli a pescare, cioè dice che stavamo facendo un po' di RP, qualcosa per far passare il tempo, per farvi vedere qualcosa. Vi stavamo facendo vedere come si pescava, il nuovo percorso sulle piccole cascate, che si andava da questa parte qui della petroliera sotto il ponte, dal ponte al picco Fiumiciattolo, poi al mare aperto, bello. Questo è l'RP, quindi se volete imparare RP, ragazzi, non venite qua assolutamente da me, ma altre persone, no? Che sanno fare il vero RP, no? Qua è un RP fatto così. Che altro è scritto, Bluvich? Non sono io che vi timeout o... Ah, ecco, lo sai. La coda è proprio Tremone. Il bot è proprio Tremone. Sì, sì, infatti lo vorrei chiamare così, se è possibile chiamarlo. Fatemi abbassare un attimino qua, perché ogni tanto, quando ci sono sti... si suoni, si sminchia l'OBS, no? Perché anche sto cazzo di Togo VoIP che io odio, sminca gli audio. Come si sente, ragazzi? Si sente alto il microfono? Si sente basso? Come si sente? Ma di sicuro non in live. Questa è la mia vera voce. Poi dopo, giustamente, quando faccio Gargiulo ha un'altra voce e lì comincio a urlare. E purtroppo devo abbassare i settaggi. Vabbè ragazzi, allora, siamo 10 persone in live, vi ringrazio ancora una volta per essere stati, cioè per essere qui con noi, quindi cerchiamo di fare qualcos'altro, cioè cerchiamo di fare qualcosa, un buon RP, così bello, lento, lento, poi un po' in questi giorni vedremo un pochettino di cosa comprarci, cosa fare lì al bar. Abbiamo buttato quasi 7 ore e mezza di live, 7 ore e 21 minuti, l'ho dovuto eliminare. Non lo so se si potevano salvare, se si poteva salvare la live fino agli ultimi 2-3 minuti, ma non mi andava di lasciare il video online proprio nel frattempo tagliarlo, ma sarebbe rimasto online poi se avessero controllato oppure già registrato il tutto, quindi non voglio passare guai. Allora, dicevo la mia opinione, la prego, date, ripeto, la prego, generico. Sì, no, è la mia stessa opinione, ce la pensiamo alla stessa maniera. Anch'io sono semplice player, faccio quello che mi va assolutamente, non costringo nessuno a fare niente, nessuno costringe a me a fare niente. E poi ricordo ancora una volta che io non sono qui, cioè io non ho firmato il contratto con nessuno, anche perché il contratto non esiste, ovvero con i vari server. Dove mi va, vado, dove so che si sta bene io vado. A me non me ne frega niente, io sono qui, faccio le live per stare con i miei amici, per stare tutti quanti insieme,
non voglio i grossi numeri, ovvio, se arrivano 300-400 persone non le raggiungerò mai, però sai com'è? Lo so, no, dai che io ci sto male. Tu non, forse, voi non mi conoscete, ma dal vivo sono molto, cioè sono il contrario di quello che vedete qua, cioè intendo di Gargiulo. Cos'è successo cosa? Ah, tu non l'hai visto? Allora, vi spiego. Oh, è successo che io stavamo pescando io la mignottona, no? E stavamo rientrando a portare la barca per poi prendere il mezzo e andare a vendere il pesce, no? Ah, ecco. E a un certo punto sono venuti due tipi con... Oh, ve lo spiego, ve lo faccio vedere. Due tipi con il mezzo, no? Da lì sono venuti sparati. La mignottona stava proprio, diciamo, lì, ma in piedi, no? Da lì, correndo, gli sono andati addosso a lei. Io poi dopo mi sono... Lei, quindi lì, lei era qui per terra, esanime, purtroppo. E io gli sono andato addosso, non gli ho alzato le mani, sempre in repilio, ho detto, ma che cazzo state facendo? Poi sono ritornata da lei, per poi chiamare l'ambulanza, ma non ho fatto in tempo, perché uno di loro, ovvero, era dentro questo furgoncino qui, e ci ha preso sotto di nuovo, è rimasto sopra, però prima di fare questo, è venuto questo tizio, ha detto le parole bannabili, lo sapete, con la N, ha usato anche una parola particolare, gente bruciata, un'etnia, una razza, quindi sono cose assolutamente che non vanno bene. E noi eravamo lì per terra, io non ho neanche chiamato nessuno, non lo so come mai, c'era Vincenzo che è l'admin del server che è subito venuto e ci ha curato. Sì. Sì, sì, c'era gente, avevo 11-12 persone che ha confermato. Non so se c'era, cioè c'è ancora gente di prima. Sì, sì, di tutto di più. No, poi non lo so come mai. Questo lo faceva apposta a dire quelle parole, capito? Quindi non lo so se era programmato, ma non credo, non c'è nessuno. Tu c'eri, Franky? Quindi, cioè, ve lo può confermare anche Franky, cioè, noi non stiamo facendo assolutamente niente. Vabbè, dai, facciamo così, ragazzi. Noi torniamo in RP, va bene? Se volete rimanere con noi. Porco Dio! Cacci tua. Sempre porco Dio. Sì, è bruttissimo. Sì, sì. Ma poi dei ragazzini, capito? Coglioni. Va bene, ragazzi. Mi riprendo un attimino. Bevo un attimo. Un po' d'acqua. È strano che io beva l'acqua, ma ogni tanto la bevo anch'io. No, oggi non ho bevuto neanche una birra, eh? Franky, non ho bevuto neanche una birra. Strano, eh? Mi rifarò domani. Allora, sai che si era successo da un'altra parte, non si collegavano a internet per un paio di mesi, sì, cioè ovvero gli levavi, cioè gli bannavi anche l'IP, o mi sbaglio? Avresti trovato, vabbè, sì, vabbè, ovvio, capito. Fossi stato io il founder del server, avendo l'IP, poi gli avrei fatto il culo. Mio padre, mannaggia. Mio figlio, quando era piccolo, mi chiamava Acer, che non riusciva a parlare peggio di me. Mi chiamava Acer, sì, sì, ma lo so, ma sono cose vecchie che abbiamo fatto noi 20 miliardi di anni fa. Quindi, ah, sì, beh, ovvio. Vabbè, dai, ragazzi, adesso bando alle ciance, andiamo avanti? Dai, su, dai. Basso un attimino qua. C'erano i Metallica, Franky. Grazie mille. Dai, speriamo, perché poi non c'è nessuno.
Vai, va bene. Ci vediamo. Porco Dio! Gula mamma. E ci vediamo dopo. Ci sta sempre. No, mi ha fatto spaventare perché io, avendoli messi. Oh, grazie, grazie per il follow. Grazie. Grazie mille. Tuxn 98 o 980. Grazie, grazie mille. Ok, torniamo. Mignottona? Sì? Come va? Tutto bene? Che ti fa male il culetto? Sono un po' stordita. Sei un po' stordita? Che vuoi un po' di tachipirina? Grazie di nuovo per il follow. E vuoi la tachipirina? Supposte? Supposte, ti do una bella supposta. No, supposte no, supposte no. Che vuoi, quella effervescente? Vuoi quella effervescente? Forse è meglio, forse è meglio. Aspetta, ti do la manina, ti. Vieni, vieni. Non ti prendo in braccio. Non ti prendo in braccio, aspetta. Dai, dai. Guarda, accompagno qua. Adesso non lo so, ma questo è il nostro furgone. Sì. Ti metto qua, attenzione, mo, non fare brutti scherzi, No, no. Grazie, grazie. Attenzione. Ma vorrei capire se ho i salmoni oppure no. Ah sì, ce ne ho. Vabbè. Piano piano, Sì, sì. Col cazzo piano piano. Allora, dove cazzo sta il mo non trovo la vera. Sì, qua. Che trovi? No, niente, l'ho trovato, l'ho trovato, l'ho trovato. Sai cosa prima? A un certo punto non ho visto più niente. Non ho visto più niente, non lo so, tutto nero. Mi sono trovato lì per terra, lì, non lo so. No, perché sai, io te l'ho detto, no? Ogni tanto bevo assai, no? E alcune volte so, non lo so se ho cali di zuccheri o perché non c'ho più il fegato. Ma dipende, no? E a un certo punto sono svenuto. Ai, lì per terra, ho detto mamma aiuto. E mi sono ripreso. Tu come hai fatto? E io pure stordita, no? Non so che è successo. Ma non è che aiuto? Ma non è che è scorreggiato forte ed è svenuta? No, non penso. Ma devi stare attenta a scorreggiare, scorreggia meglio. Scorreggia piano piano. Che bisogna fare, sì, bisogna fare. Mi gira ancora la destra. E allora dopo passiamo dall'ospedale, Ti porti in ospedale? No, non c'è bisogno. Ah, sì. Ma io non ce l'avevo lo zaino. Oppure mi è sparito pure lo zaino. Ma hanno fregato lo zaino, amore. O non ce l'avevo? Chi l'ha fregato? Non lo so. Boh, il coyote forse. Perché ho visto che c'era un coyote là. Sì. Mannaggia, Buchino, mannaggia. Ho voglia di pestare qualcuno. Ti giuro. Mi posso dare qualche pugno in faccia? A chi? A te. E già c'è mal di destra, ma che dici? È vero, ma per oggi va bene, al massimo domani, vabbè, le donne non si picchiano mai neanche con una rosa, lo so. Però vabbè, facevo finta, no? Come prendere le mosche, dagli schiaffi alle mosche. Ah, no, sai che dobbiamo comprare dall'IKEA? Che cosa? Come si chiama il sacco per dare i cazzotti? Pugge Bob, come si chiama? Quello per il per la box, dici? Però quello. Se almeno mi sfogo. Oppure volevo, sai, tipo il Fight Club. Tu conosci il Fight Club? Sai la prima regola del Fight Club, non è? Il Fight Club? No. Non parlare mai del Fight Club. Vabbè, quello è uguale.
Un attimo che levo qua, ho visto, metto questi così, vedendo che proviamo. So che non guarda nessuno, però sai com'è. Allora, vediamo. Ma non è che hai fame e sete? Hai mangiato prima? Sì, sto a posto. Ma sai che dobbiamo prendere un'arancia, un qualcosa? Ah, le banane! Che a te piacciono tanto, vedi? Banane, pesci, uccelli! Hai scaricato tutto? Fammi controllare! Sì! Andiamo, va! Che vuoi fare? Un'altra battuta? Che ti fa? Se no... Possiamo provare pure qualche cos'altro, eh? E che vuoi provare? Qualcosa di strano però, qualcosa di bello. Eh sì. Che? Bene, andiamo a prendere la macchina intanto. Che poi dopo ci dobbiamo prendere la casa, eh? Hai visto case in vendita? No, non ho visto ancora nessuna casa. Amo, siamo qua da ieri, eh? Non ci abbiamo un cazzo di soldi, almeno io. Tu c'hai un botto di soldi in banca, non c'è niente. Ma ci sarà un'agenzia? Infatti quello ti... Mannaggia Cessi, di nuovo. Aspetta, piano piano. Infatti io quello ti volevo chiedere. Ma hai visto qualche numero da qualche pago, che agenzia? No, bisogna guardare. Poi al massimo chiediamo, no? Sì, anche. Ok. Guarda, sì. Sì, a destra. Avevo paura che dicevano qualcosa. Ma hai visto che sole che c'è? Com'è? Visto che sole? Ci spogliamo. È poi una bella giornata. Spogliamoci. Andiamo un po'. Non me lo fa. Calmamo te. Non mi fa levare niente. A te fa levare qualcosa? A me un cazzo. No, niente, a posto. Come non detto. Mignotto. Ma non dovevamo pescare. Ok, non avevo capito. Andiamo. Mannaggia. Vabbè, me l'hanno detto. Eccola. Ma neanche il borsone mi si è appiccicato addosso. Mi deve tornare la voglia di fare RP, scusatemi ragazzi. So che siamo in quattro, però. Ok. Ehi! Non ha fatto niente!
Amo, abbassa il tono della voce, è troppo alta. Mi urli nelle orecchie. Così capisci che significa. Ma perché devo abbassare ancora il tono della voce? Ma mica urlo. Al momento ti sussurro in un orecchio. Oh, che dolce. Hai visto? Ti metto la lingua nell'orecchio. E fermo. Sì, sì, e ti metto la mano sul culo. Ehi. No, non posso, sto guidando. Dopo sì, ti metto la mano, capito? Attenzione, attenta. Ehi. Ai, attenta. Oh. Non lo so, aspetta, scusa, guardavo altrove. Mannaggia. Piano. Ah, io li vedo qua, tu? Vedi un attimo. Ah, non li vedo più, aspetta. Vedi un po'. Sì, io li vedo. Non li vedi? Sì. Annaggia, mo non li vedo più io. Li vedo qua. Vieni qua. Niente persi. Anch'io. Mamma mia. Quando parlo con sta voce mi fa male troppo la gola. Anzi, mi fa male tutto. E io li vedo qua. Vediamo, abbassati. Li hai trovati? Li stai trovando? No. Aspetta. Ah, sì, ora sì. Tu? Gigi. Aspetta. Buttato la lenza. No. Un pochettino più avanti, vai. Vediamo. Aspetta. No. A buttare la rete. No. Aspetta. Mi controllare. Ma come no? Sì, li ho presi, li sto prendendo, volevo dire. No. Ma che si sminchia sempre? Sì, li sto prendendo. Sì. Almeno, credo. Sono nella rete, ho buttato la rete. C'ho i piombini da tutti, si giocano 4 kg. No, io no. Aspetta. Vieni. Niente. No. Ora li perdi tu però. Io li vedo qua. Mannaggia la cetta. Li ho persi. Qua stanno. Io li vedo. Fai vedere.
Ma guida tu. Ora le ho perse. Te pareva. Mannaggia Jess. Aspetta, aspetta. Forse qua controlla. Ma fammi controllare me. Dai, che cazzo. Fammi vedere. Sì, sì, io lo sto prendendo. Cioè, stanno abboccando sotto. Vedi un attimo. Sì, sì, ok. Grazie. Vediamo un attimino. Voglio fare un bel po' di soldi, La facciaccia di quei due stronzi che sono venuti prima. Le facce da merda. Ma ammazzo. Come? Sì. No, niente, solo dicevo. Ah, chi? Ah, a proposito di chi? Ma chi che fine ha fatto? Ma chi? Che? Non l'ho visto oggi. No, non c'era oggi. Non lo so, avrà avuto qualche problemino col passaporto, non lo so. No, non l'ho sentito. Ogni tanto, non mi chiama mai, non mi vuole bene, è stronzo. Come Leone, Leone è peggio di lui, tutto è tu stronzo, solo tu mi ami. Mi ami? Non c'è più. Ah, mi ami, non c'è, solo tu made in Italy. Ok. Anzi, made in Italy. Ricordi che si dice made in Italy, O Woman. O Windows. Ma oggi chi c'era in città? Allora, c'era la tribù degli Arapaho, no? Sì. E poi i vichinghi c'erano? Sì, unni. Gli unni? Ma secondo me ci stava... I visigoti. Secondo me stava pure Attila. Mo, aspetta un attimo. Che devo pensare alla cosa di Attila, aspetta. Attila chi? Attila! Non ho capito. Come atrocità! Doppia T come terremoto e tragedia! I come ieri di Dio! E come malato di sangue! Adesso venga e ti sfascio le corna! Come adesso venga e ti sfascio le corna! Capito? Attila! Sì, sì! È amico mio, quello è il capo tribù, capito? Dei vichinghi! Quello era Attila! Ma tu sai da dove venivano gli unni? Sentiamo. Da dove venivano? Sentiamo. Dalla Germania? E te pareva? No! Hai visto? C'è disinformazione! Dal nord sicuramente, non lo so! No, vedi, c'è disinformazione! Dalla Cappadocia! Sai dov'è la Cappadocia? In Turchia! Bravo! Hai visto? Eh sì! Frankie, ma sei in game? Ok, dobbiamo comprare un'ancora, Sì, ma come la facciamo a portare qua? Ah, vabbè, l'attacchiamo al motore, no? Ah, che poi hai visto, stanno riavviando di nuovo. Quindi tra 30 minuti riavviano di nuovo. Non so che dirti. Ah, ma che c'è di nuovo il blackout? Ma non hanno pagato la luce, non hanno pagato la corrente, io non lo capisco. Io non lo so. Ma pagassero un attimino le bollette. È sempre il blackout. Vediamo quanto pesce abbiamo. Abbiamo quasi finito. Prima mo non ho controllato nel portafoglio, quindi ad ogni giro quant'è che ci facciamo? 7.000. Ah! Ok, buono, no? Vabbè, non è che facciamo stare qua tutta la notte. Insomma. Ah, vabbè, dai. Vabbè, noi lo facciamo per divertirci, per stare un buon giorno. Ah, sì, sì. Poi per prendere la disoccupazione di $100. Su assai. Ma ti ricordi nelle altre città, quando è che prendevamo di stipendio noi? Un cazzo. Ah, ecco. Noi non prendevamo niente perché le casse noi facevamo. Era meglio nel turbino, vero? Ah, facci tu cazzo. Allora, per chi non lo sapesse, io ero il primario di questa città, no? Prima che aprisse Made in Italy, in Italia, là, che cazzo si chiama? E io ero il primario.
e lei era l'infermiera, poi da lì vice, no? E che fai, squat? Aspetta, sì, devo per i glutei. Quindi non c'erano soldi nelle casse, quindi non avendo soldi nelle casse non potevano pagare la direttrice, che purtroppo non era mai nel server, non ci poteva pagare lo stipendio, quindi noi prendevamo sta cippa. Qui noi rimanevamo ore, sul serio, ore, da soli, e basta, non prendevamo niente. Andavamo avanti con la disoccupazione di $100, forse. sì, purtroppo era così. E adesso i dottori lo fanno Vincenzo e Lalla. Godo come un riccio. Godo. Ma la radio l'ha lasciata in macchina? Che cosa? La radio l'ha lasciata in macchina? Sì. Sì, il Togo VoIP. Sì, abbiamo il Togo VoIP. Il TeamSpeak, sì, il Togo VoIP. Quindi parli col TeamSpeak. Sì. Beh, la maggior parte dei server adesso hanno questo metodo qui. Anche perché lo puoi usare. Io ho fatto, amore, ho preso tutte le reti. E tu? Sì, ancora no. Ok, arrivo. Eccoti Frankie. Eccoti. Fatto. Siediti, dai. Sì, un attimo, stavo guardando un attimo il Twitter. L'hai visto il Twitter? Non lo so, mi sembra un attimino familiare questo qua. Chi è? Vediamo. Boh. No, che rispondo che non ci conosciamo, è vero. No. Non l'ho fatto apposta. Mannaggia, mi è partito, non l'ho fatto apposta. Mannaggia. Vai, amore. Ma non l'ho fatto apposta, stavo guardando il cellulare, il telefonino. A un certo punto, è partito, ma non ho fatto niente di particolare. Ma perché non ci facciamo un bel selfie qui in mare? Vai. Che hai scritto? Come mai non scrivere? Aspetta. Perché sei bravo. Aspetta. Però ti devi fermare. Che è scritto? Non sei ferma. Non scrivere in maiuscolo, non scrivere con i punti, vabbè. Lo sai, no? Perché il bot te li blocca. Quindi per cortesia stai attento. No, col cellulare, no. Hai visto? Aspetta. Aia! No, adesso muoio. Mannaggia. Sì, adesso ho visto che mi ha scritto. Arrivo subito, un secondo di pazienza. Vedi se funziona il telefono, eh? No, poi a fuoco, non mi interessa. No. No, certo, ti sei bagnato, vedi se funziona, no? Controlla. Perché? Fai vedere. Sì, funziona. Funziona. Ti leggo subito, un attimo. Ma perché non me la fa fare? Vabbè, da qua non me la fa fare. Allora, faccio RP da un mese. E non sono mai stato in server con Togo VoIP. Quindi non capisco come funziona. Allora, nel momento in cui tu stai per entrare nel server, ti devi collegare anche al canale del server stesso, no? Vai sulle impostazioni, opzioni,
e metti sia l'input che l'output che hai te, quindi la cuffia e il microfono, e imposti bene e, poi dopo giochi, vai nelle impostazioni del gioco, quindi di GTA, di 5M, no? E disattivi assolutamente, guarda, ti faccio vedere, configurazioni, no? La chat vocale le disattivi, vedi? Quindi non parli, non puoi averle tutte e due, altrimenti ti sentirebbero a doppio, no? Quindi disattivi il microfono, disattivi l'audio e lo fai direttamente con il TeamSpeak o il Talk VoIP. Perché ti, oltre al TeamSpeak ti devi scaricare il plugin che si chiama Leddon, il plugin, non so come lo chiameresti te, che si chiama Togo VoIP. Nel momento in cui vai a settare tutto il Togo VoIP ti funziona bene, ok? Perché io se parlo, guarda, aspetta, no, dopo te lo faccio vedere. No, ma non è difficile, è totalmente diverso, ti devi abituare. Perché tipo Dolby Surround, che se ti gira a destra senti quello di destra, devi un attimino star... Prego, prego, prego. Grazie. Grazie a te. E dove hai giocato di preciso? In che server? VRP o SX? Come si chiamano? Se ti va di rispondere, ovvio. No, no, non ci ho mai giocato. Forse l'avrò visto nella lista dei server italiani, ma non ci ho mai giocato. C'era gente? E c'è nebbia, non si vede niente, visto? Siamo lo smog, quello, è tutto lo smog. Ma poi sono le canne che mi fumo io, non lo so. Adesso vediamo. Ma era un full RP, un RP medio, di qualità. Ah, ma c'era la whitelist? Oppure senza, era libero. No, e non... scusami, ma non... non so che sia sia. Ah, ecco, quindi ci hai giocato pure tu. No, non lo so, vi dico la verità, non l'ho mai sentito. Adesso non voglio fare... Just, ma... scusa se te lo chiedo, ma quanti anni hai? Spero non piccolo come Frankie, che Frankie è a 12 anni, a gamba però. Ah, 20 anni. Segui qualche streamer che fa RP? Lo so, ma io a gamba, ma anche di più. 23 a gamba, quindi sono 46. E noi siamo grandicelli. Ma io giocavo con tempo fa, secoli fa, con gente più grande di me. Più grande di me, molto, molto più grande di me. Dove andavano a fare i primari, dove andavano a fare dei lavori particolari. Ecco, bravissimo. Vabbè, 4. Vabbè. Da quanto tempo lo segui? È 4 con noi in questo server, eh? Io ho giocato con lui in
4 server di sicuro. Sì, 4, 5, 4 di sicuro. Non mi ricordo. Ma 4 è bravissimo. 4 è nato qua. Vabbè, The Bronx, ha incominciato su The Bronx, eccetera. Poi si è spostato. Stiamo parlando col principe dell'RP, cioè non è che stiamo parlando di UPDM. Lui è proprio il principe, bravissimo. È bravo, bravo. È un RP diverso dal mio, vabbè, perché tutti hanno un RP diverso. Allora, mannaggia Jesse, mi hai fatto cadere, mannaggia a te, mannaggia. Aspetta, apro io, aspetta. Ah già, grazie per il follow, grazie mille. Eh sì, un attimo, fammi riprendere. Vabbè, qua li ho tradotti io, non mi ricordo com'è, scatola? Non mi ricordo, scatola? Mannaggia, non mi ricordo come... Mannaggia. Grazie di nuovo per il follow, eh. Cosa non ti ricordi? È il cartone, mannaggia. Cartone che ti prendevi da giovane? No, no, magari, no, quelli, i dragoni, no. Il dragone blu. Vabbè, sono discorsi. Sì, ma prova, qua devi fare una bella whitelist. Vabbè, qua sono automatizzate, quindi farei la bot con il, scusami, la whitelist con i bot. Fai un po' di luce con sto telefono, fai. Come? Fai luce col telefono. Un attimo. Un attimo solo. Qui. Qua. Cosa non trovi? Ok. Cosa non trovi? Atena. Guarda, abbiamo passato dalla banca, eh? Sì, ma perché l'avevo... Ma va? Perché io l'avevo tradotto. Sai che avevo fatto io le traduzioni. Adesso vediamo. Sì, sì, un attimo, amore. Vai, vai. Vediamo. Allora... Barretta, bicchiere di champagne, birra, bongo, borsa, perché non so come, cartone, no, cartellina, cartellina di champagne, chiamate, chitarre elettriche, Coca-Cola, donut, fumare, smoke, fumare, libro, mappa, mani, ombrello, sacchiotto, pacco, giustamente, pacco, aspetta che metto il pacco dentro. Sì, puoi chiudere. È il pacco. E le avevo tradotte io queste cose. Sì, sì, ho già fatto la whitelist stanotte. Volevo già giocare, ma volevo... Che fai? Lascia aperto. Sì, scusa. No, ero un attimo perso nei meandri. Allora... Tocco voi prima di fare danni. No, ma hai fatto bene. No, ci siamo noi. Siamo qui apposta. Sì, e poi dobbiamo passare alla banca, eh. Ancora ci rapiscono dei soldi e poi ci inghiappettano. Cazzo, $22,000. Sì, fammi vedere dov'è. Se vuoi guido io, eh. Senti. E c'è il blackout. Perché? Allora, no, credevo avessi problemi. Dicevo, credevo avessi problemi. No, ma anche se vai in assistenza ti danno una mano loro, oppure nel server ci dovrebbe... Ah sì, c'è il tutorial del Togo VoIP, quindi del TeamSpeak. C'è il tutorial. Ti spiega come scaricarlo, ti spiega
come settarlo. Basta che vai lì e... No, a quest'ora niente problemi, dai. C'hai problemi? No, no. Ah, no, no. E io invece sì, strano, eh. Buh. Quindi basta andare sul... Ma aspetta un attimo. No, no, vai, 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 vai. Basta andare su Discord e troverai il tutorial, il video tutorial. Che personaggio vorresti portare da noi? Hai fatto, sì, sicuramente avrei fatto il background del PG, no? Come fa la cioga? Come fa le rapine? Come fare lo spara-spara? O non lo so, dipende. Che per quello ci sono tantissimi server, dicevo. Mi stavo stiracchiando, scusatemi. Perché la processione fanno questi? Può essere, non lo so. Ti conviene, guarda, ti conviene sempre quando entri nei server all'incirca sapere come, cioè sapere cosa portare, no? Cioè non... Portare, no? Cosa portare? Fatto? Sì, sì. Ma perché cazzarola c'ho sti vestiti, mannaggia Cess? Perché non ti sei cambiato forse? Aspetta. No, ma aspetta, ora andiamo a lasciare questo, no? Ah sì, vero. È un bel personaggio unico, un personaggio, capito? Poi dipende, se ti piace fare il repiccio, ovvero parlare, fare tutte le scene e quant'altro, quindi ruolare, o solo fare rapine e quant'altro, cioè, dipende. E anche per fare quelle ce ne vuole, cioè non è che tu entri il primo giorno e già hai la pistola, ti vai a fare la Pacific, no. L'RP è lento, è molto lento, no? L'ho già spiegato io qualche giorno fa. Ma ci devi pensare, ovvio. Si è sminchiato lo sportellone qua. La porta. Ma cazzo. Si apre e si chiude. Avrà sminchiato qualche tasto la mignottona. Dacci sua. Porco Dio! Ah, ecco. Io da quanto tempo faccio il RP? Da un po'. Da un bel po'. Ecco, dobbiamo uscire perché adesso riavvieranno il server. Che è successo? Cosa? Che hai detto? Vatti a cambiare, sorpreso, ho detto. Ah, ok. Ciao. Vabbè, anche se fosse, noi continueremo per un pochettino, poi dopo stacchiamo.
È un riavvio programmato proprio per. Ne facciamo tre, ne fanno tre, quattro al, al giorno. Ah, in senso. La macchina, bastardi, arrivo. Grazie, buonanotte. Aspetta, scusa, scusa, scusa. No, ma volevo capire una cosa. Sì, ma dammi amore. Non mi interessa, dammi amore. Dove sta? Corre, corre! Corre, corre! Corre, corre! E vaffanculo, va! Ehi! Aia! Ehi, chi t'ha suonato? Non ho preso niente! Dov'è? Che cosa? Vai dritto. Però mi fai mettere il casco almeno? Amo per cortesia, so. Mi stai sfondando le orecchie. Meglio? Sì, grazie. Dove vai? Dietro, dietro. Non è qua, scusa. No, torna indietro. Qua, ma vabbè, vai di qua, vai di qua. Sempre dritto, sempre dritto. Piano. Non ho preso niente, eh. Illegale? Qui, 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 qui. Qui, qua, qua. Vabbè. Abbiamo quanti minuti? E che dici? Possiamo prendere la macchina? Ce la facciamo? Non lo so, andiamo in un altro garage. O aspettiamo qua? Manca un minuto. Ah, non lo so, non ho visto. Allora rimango qua, fumo lo spinello. Io vado a cercare un cespuglio, eh? E io mi fumo una bella carne. E non venire a spiarmi. No, ma stai attenta, che ci sono i coglioti, eh? Noi siamo molto notturni. Neanche mattinieri. Se è vero, fino. Non lo so. Allora, c'è il riavvio. Hai visto quella cosa di legno? Ancora non mi piace. Sì, sì, ma ci sta, ci sta. Ah, ma sai cosa che non ci siamo andati neanche noi? Il laghetto non l'hai visto? Ti ricordi il laghetto? Sai il tipico laghetto? Il laghetto di GTA. Non ti dico niente, non voglio. Però è una cosa bellissima, facci. Beh, il laghetto. Sì, sì, è bello. La passerella di legno sopra, con i divanetti. Ah, c'era già? No, io non l'avevo visto. Oh, la mignottona mi mandò una foto, due foto, una cosa simile.
Dubai l'hai vista? Adesso andiamo là, va. Dobbiamo andare a Dubai, dai. Andiamo a fare un giro a Dubai, dai. Andiamo a fare un giro a Dubai. Noi stiamo per rientrare, eh? Altro po', poi dopo stacchiamo, sono già le 6, cazzo. Però il pensiero che abbiamo buttato più di 7 ore, no, erano 7 ore e 20 di live, mi... Ah sì? Ah beh no, Dubai è bello, non capisco il senso, però ci sta, sai quante cose puoi fare là, però bisogna decidere, perché poi è vasto, che lì è proprio uno script, una mappa a sé messa sul mare, no? Quindi, allora, rientriamo ragazzi, dai, vediamo un po' di fare qualcosina, e poi stacchiamo, vabbè dopo ovvio. Anche perché, come ho già ripetuto prima, sono le 6, eh. Sì, ma... vabbè. Vabbè, una loro scelta, non gli puoi dire niente, su, dai. Ma infatti gli è stato chiesto, ma come mai ce l'hai lì? Ce l'abbiamo lì perché è bella. Da vederla in lontananza. Ah, ok, ci sta, finito. Se ne frega, ci stiamo connettendo, vediamo. Ma non so se faranno qualcosa, non lo so, non ho idea. Qualche attività all'interno, vendita a casa, qualche blip particolare, no? Ma levo sta cagata. Vediamo quanta gente ci potrebbe essere. Vabbè, sempre 45 sono. Vabbè, sono le 6 di mattina. Ah, Franky, tu stai già dentro, eh. Non è meta, su. C'è anche Albatros. Oh, ieri ci seguiva e adesso è dentro. No, a me è infinito, come vedi, non lo so. Vediamo. A me è infinito. Avranno caricato qualcosa, vediamo. Eh sì. Vedi sta caricando, eccolo, vedi con l'F8 si stanno caricando. Ah, io sono dentro. Ah, però si è bloccato adesso, vediamo. Ops. Sì, ho visto. Al concessionario. Oppure un lavoro, così. No, un veicolo. Sì, il veicolo, vabbè. Sì, vabbè. È stato introdotto male, vabbè, sicuramente lo aggiusteranno, su. Scassami, minchia pure tu.
Dai, Telly Slayer, dai, Chris Slayer, vai, su, su, su. A quest'ora ci stanno gli Slayer, eh? Dai, dai. Adesso non so che fare, se aspettare o rientrare, perché si è bloccato tutto. Vediamo. Vabbè. Non lo so. Mannaggia Bucchino, mannaggia. I bei tempi dei ditalini, alle vostre mere genti carotta, con le loro belle mutandine rosa, sono finiti! Mi vado a spaventare, affanculo. Stavo facendo altro. Eh sì. A questo punto te lo devo proprio dire! Affanculo! Affanculo! V-A-F-F in volo! Ah sì? Alle 6 di mattina. Ma oggi a che ora hai chiuso? Cioè hai staccato da FFM? Nelle 11? 12? A pescare? Prego. Mignotto? Fino a che ora sei stata? Sei stato, vabbè, adesso sei diavolo 79. Cazzo. Ma sei dentro? Che ti vedo che sei in attesa. Io sono dentro con Frankie, ma non lo so. Di sicuro siamo gli unici coglioni bloccati qui. Non va avanti. C'è sto cazzo di errore. Di sicuro l'ha bloccato tutto. Ma non lo so. Vediamo. Ah no, l'unico coglione sono io.
bloccati, quindi mi conviene un attimino, vediamo. Vediamo. No, esco, perché cioè, non posso rimanere là col caricamento a palla. Sto entrando adesso. Secondo di pazienza. Che poi oggi c'è stato un bordello quando c'erano tutte quelle persone, no? La gente che aveva il Togo VoIP sminchiato, il TS sminchiato, sentivi le voci. Poi c'era uno, non lo so come mai, mi seguiva. Io mi spostavo, non so come sia possibile una cosa simile. Ovunque io andassi, no? Mi seguiva. E lo sentivo che parlava, poi non lo so, cazzotti sulla tastiera, si sentiva che tippava là. Oh, rompeva i coglioni. Poi non lo so. A un certo punto mi girava troppo la testa perché c'era questo qua che parlava altissimo. Quindi proprio era in TS, cioè non hanno fatto niente? Sì. Cioè ovunque tu andavi c'era questo qua che urlava, sbatteva la tastiera, i tasti, eccetera. Sì. No, di brutto. C'erano alcuni pischiari che mi hanno fatto metagame, vabbè. Stavano sempre dietro, sempre, sapevano dove trovarci. Vabbè, io ho pochissimi spettatori, però che cazzo ne so. Dove andavamo stavano loro. Vabbè. Chi? Ah sì? Potevo andare in assistenza? Sì, ma poi sentivo che parlava, quindi di sicuro era in contatto con i suoi amici in Discord, quindi parlava con chi cazzo parlava? Di sicuro parlava in Discord. Quando? Quando sei entrato? All'inizio? Ultimamente? Sì. Ma il solito è un altro? Cazzo. Cos'è successo ora? Ti sentivano gli altri? O ti si è sminchiato tutto il TS? Se ne sono accorti che non si può entrare? Cioè che si è bloccato tutto? Cos'è il mio problema? Non ho capito, spiegati. Ah, che si è bloccato all'entrata, cioè i cancelli? Sì. Ma non lo so se se ne siano accorti. Perché. C'è gente in attesa. Brava a te, brava. Oh, dobbiamo fare quell'audio. Lo faccio proprio io. Brava. A proposito, già che non fa un cazzo, spammo io, fai mai un cazzo. Devo aggiustare la. Brava. Vediamo. Allora, questo qua, no? Perché è sminchiato? Cosa ho fatto di particolare? Perché non lo so. Se facessi, vediamo, così. Oh Madonna benedetta dell'ingoroneta di Foggia cinofila. Fanculo, mi ha fatto spaventare di nuovo, stronzo. E avendoli messa a palla, no? Quando stai facendo altro, nelle cuffie, boom, si sfondano. Ah sì? Vediamo. No, a me no. Cazzo.
Non l'ho cancellato. Devo cancellare la cache? Non la lascio. Sì, sì, vabbè, la solita cosa. Vediamo. Ah no, ho sbagliato, ma vaffanculo. Non vedi niente? Ma di sicuro avrà aggiornato qualcosa o non lo so. Di sicuro, di sicuro. Caput! A voi e a tutte le vostre famiglie! Vaffanculo, stronzo di merda. Vediamo, dai. Cazzo, 30 su 251, madonna. Che cazzo sta caricando? Mamma mia. Beh, bel po' di roba. Ma ci metterei un bel po', te. Cioè, vabbè, lo sai come si fa. Sì. Ah, vedi, non ti funziona. Non ti funziona, stronzo. Te. Oh, un pocione da mamata. Vediamo se c'è ancora quell'errore, di sicuro, perché non ho mica riavviato. Oh, tu cazzo, canzone di merda. Ma mi piace la zucchina, zucchina, mi sento birichina, birichina. Mamma mia. Zucchina. Dai. Ma siete dentro, no? Non credo. Io, amore lungo lungo, io tenta voia. Io succhia succhia. Io succhia succhia. È bellissimo quel film. Quale canzone? Qualche nuovo audio? Che ti debba fare, ti debba cantare qualche canzone in live? No, non ho capito. No, non lo so. Secoli fa componevo io canzoni demenziali, no? Lo sai. C'ho la viola, le cose.
ma che non va il bot? Sarà intrippato il bot. Lo devo fare io, vediamo, va. Ogni tanto si intrippa, anche prima è successo. Te pareva. Ma se volete lo facciamo, ci mettiamo la... Perché l'altro giorno io e la mignottona là, adesso li a fare a ballare, no? Al vanilla. Abbiamo occupato il vanilla, si può fare, chi se ne frega. Poi lo facciamo al caffè, là, al bar. Cazzo me ne frega. Pocotto un par de coglioni. Tu sai proprio che non si può fare, no? Perché decide qualcuno, decidiamo noi cosa fare all'interno. Hanno messo musica di Gigi D'Alessio oggi, c'era Gigi che cantava. Non l'hai visto tu, Frankie, per fortuna. La mignottona si è sentita male. A un certo punto se n'è andata, non ce la faceva più. C'era questo tizio che cantava dal vivo le canzoni di Gigi, quindi, che poi in RP è Gigi D'Alessio, anche in altri server, a me non piacciono le cose. Vabbè. Ecco, c'è sempre quell'errore. Però c'è già un errore su. Peccato. Mannaggia. Meglio che non guardo niente, sennò mi viene. Adesso funziona, prima non funzionava. X-Files, bellissimo. Io ho ancora la E del parcheggio là. Cazzo. Adesso si è bloccato tutto. E io sono in live qua così. Che cazzo sta a fare in live? Non lo so. Cosa? Cosa è la T di Troia? Ah beh, e non va. Ma perché? Ma perché non vanno? Uè Tramone! No, si è bloccato, adesso è così, ciao. Caricamento infinito. Che facciamo? Che si fa? Si va a nanna? Vabbè, ma se tra un minuto non si entra io stacco, cioè non posso stare qua, non esiste,
Ma un bordello. Ah, prima del blackout? Ma no, noi stavamo giocando, boh, non lo so. Ma adesso proprio zero, Boh, si vedi. Vediamo. Madonna. E quale VPS che avete preso? Ah sì, Karma lo dicevo. Ma devo staccare la live. Vabbè, dai. Stacchiamola, dai. Sì, arriviamo. Almeno io sì, di sicuro anche la mignottona. Vabbè, allora concludiamo qua la live. Dispiace ragazzi, ma non è che possiamo continuare con la schermata così. Quindi ci vediamo domani. Ciao ciao.